approvato dalla Giunta regionale il piano occupazionale che con una dotazione finanziaria di 183 milioni di euro rappresenta il nuovo e strategico strumento concepito in sinergia tra dipartimenti lavoro e programmazione unitaria finalizzato a garantire nuove forme di lavoro in Calabria. Un piano certosino frutto di uno studio approfondito della situazione economica calabrese e per il quale si è tenuto conto di tutte le importanti opportunità e strumenti messi a disposizione dal governo Meloni. Continuiamo a costruire la Calabria del futuro mettendo a disposizione dei calabresi risorse finanziarie e strumenti importanti finalizzati a creare una nuova e reale occupazione nella nostra regione. Sono queste le parole dell'assessore alle politiche per il lavoro e la formazione professionale della Regione Calabria Giovanni Calabrese in seguito all'approvazione del piano da parte della Giunta regionale. Con la chiusura dei bacini di precariato, ha proseguito Calabrese, l'emersione del lavoro sommerso e la creazione di nuove e moderne opportunità occupazionali contrastano il triste e complesso fenomeno della fuga dalla Calabria. Interventi importanti questi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 con un impegno di risorse pari a 10 milioni di euro, con l'istituzione di un fondo imprese donne e giovani FIDEG con una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro, individuando Fincalabra quale organismo delegato per la gestione dello strumento finanziario mediante l'approvazione di un apposito schema di accordo di finanziamento. Un intervento, ha specificato l'assessore, finalizzato a sostenere donne e giovani di età comprese tra i 18 e i 35 anni nell'avvio di attività imprenditoriali nel settore turistico. Un finanziamento erogato sotto forma di contributo a fondo perduto, oltre ad un finanziamento a tasso zero da restituire in 48-60 mesi, in favore di donne e giovani che a seguito della conclusione negli ultimi 12 mesi di appositi percorsi di formazione intendono costituire o hanno già costituito da meno di un anno in una nuova impresa. Sono certo, conclude Calabrese, che grazie a questo impegno e alla quotidiana azione del presidente Occhiuto, oggi i calabresi stanno ritrovando il desiderio e l'orgoglio di appartenenza ad una regione da tempo dimenticata e abbandonata.